insieme. E non lo so, vediamo, vediamo. Sono Marina di Camerota, nel cuore del Cilento, uno dei luoghi più belli d'Italia. Qui è nata la dieta mediterranea e qui si svolge la manifestazione Mangia bene, cresci meglio. I giovani in pubblicità per una sana alimentazione, con il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il nostro slogan è colorati la vita, batti il 5. Mi fa bene. Mangiar bene, patrimonio italiano. Fai il pieno di bontà, mangia sano, mangia italiano. Un frigorifero salutare, la tua vita può migliorare. Vuoi uscire dalla crisi? Investi in salute. Una corretta alimentazione ti aiuta a sorridere alla vita. I candidati della salute. La qualità è il nostro piatto forte. Il cibo non è moda, ma stile di vita. Qual è il presupposto della manifestazione Mangia bene, cresci meglio? Sì, è un'iniziativa nata per far sperimentare ai giovani il linguaggio e i meccanismi della pubblicità. L'obiettivo infatti è proprio quello di far crescere nei ragazzi il senso critico nei confronti di una pubblicità che è sempre più invadente, soprattutto anche quella dei prodotti agroalimentari, e quindi questa pubblicità può avere un ruolo assai determinante nelle scelte alimentari dei nostri ragazzi. Avete scoperto qualcosa di importante da inserire nella dieta che prima non sapevate facendo questo tipo di lavoro? Cosa? Ad esempio mangiare più frutta, più verdura, perché noi giovani non è che ne consumiamo molta. A scuola abbiamo sostituito le nostre merendine abituali con frutta e verdura. Dopo questa esperienza ho capito che frutta e verdura sono indispensabili per la nostra alimentazione e quindi mangio ora. I 10 finalisti hanno avuto l'opportunità di vivere una settimana intensa, un full immersion nella meravigliosa terra del Cilento. Che cosa hanno vissuto? Io credo che sia stata per loro un'esperienza bellissima, un'esperienza fatta di escursioni in questo meraviglioso territorio, di approfondimenti, abbiamo affrontato tutti insieme i temi dell'alimentazione e poi i ragazzi sono stati coinvolti in laboratori del gusto e poi alla fine tanta frutta, non solo a pranzo e a cena, ma anche a merenda. Il concorso ha previsto due sezioni, una prevedeva degli annunci sulla varietà e qualità del nostro patrimonio agroalimentare. L'idea è venuta da tutta la classe. Il Colosseo è il monumento italiano conosciuto in tutto il mondo e gli spaghetti sono il piatto tipico. E l'altra sezione prevedeva la realizzazione di un annuncio pubblicitario sui temi della sana alimentazione. Sono 8 lettere che per comunicare l'armonia della musica all'armonia di una dieta equilibrata e sana. Grazie al professore di musica che durante la lezione, avendoci dato un pentagramma, è venuta l'idea di sostituire le note con la frutta e la verdura. Eravamo sicuri di aver presentato un buon annuncio, i ragazzi ci credevano. E quindi quando poi è arrivato il momento ha visto la felicità dei ragazzi che è rimbalzata dentro di me. Ciao studio!